stessa che prevede che prima il nord Italia, poi piano piano tutta la penisola, il coronavirus. Stamattina purtroppo ancora una volta assisto. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con speciale coronavirus. Iniziamo immediatamente con delle buone notizie per quanto riguarda, ecco, il contagio e una notizia che riguarda soprattutto, ecco, la riduzione del contagio di Covid-19. Allora, calano i ricoverati con sintomi da coronavirus, e cala anche la percentuale dell'incremento dei positivi continui. Nelle ultime 24 ore il rapporto tra nuovi casi individuati e tamponi effettuati scende al minimo da inizio epidemia. Pensate, a un solo positivo ogni 27 tamponi. E calano inoltre le persone in isolamento domiciliare. Insomma, dati che lasciano sicuramente sperare, e quindi possiamo dire, insomma, speriamo bene. Allora, la puntata di oggi è davvero speciale, oserei dire scoppiettante. Ospiti della nostra trasmissione il sindaco di Napoli, della città di Napoli, Luigi De Magistris, l'onorevole Luigi Bosco, vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Industria, Commercio e Turismo del Consiglio regionale della Campania, l'ingegner Fabio Russo, responsabile del Dipartimento Ricerca e Sviluppo della Tecnam di Capua, Massimiliano Rosati, titolare di una delle caffetterie più famose nel mondo, pensate, la decima al mondo, e stiamo parlando del Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Scopriremo insieme anche come sta trascorrendo questa emergenza sanitaria, niente meno che Pulcinella, la maschera che rappresenta sicuramente un simbolo per la nostra regione. Per concludere, festeggeremo insieme i 18 anni di collaborazione tra capaonline.com e Foglie di Lauro di Luigi Di Lauro. Ma andiamo con ordine. Sapete benissimo che all'inizio della nostra trasmissione parliamo sempre di quello che è accaduto nel corso di queste ore, dove non c'è stata chiaramente la nostra trasmissione, essendo una trasmissione settimanale che va in onda la domenica a partire dalle ore 16:30. Ebbene, tre giorni fa, e parliamo di giovedì 23 aprile, in un contesto reso ancora più drammatico da stime funeste della Banca Centrale Europea, i 27 rappresentanti della Commissione Europea hanno dato mandato di mettere a punto un nuovo fondo per la ripresa, incentrato sul bilancio comunitario 2021-2027, e con cui affrontare lo shock causato appunto dal Covid-19. Intanto, sapete benissimo, il pacchetto del valore di 540 miliardi di euro dovrebbe evitare, ecco, dei problemi e quindi entrare in vigore entro il 1 giugno. Ma vediamo un altro pezzo di storia che entrerà un po' negli archivi della storia dell'umanità. Vediamo appunto l'annuncio ufficiale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'accordo raggiunto, possiamo dire, in queste ore sul fondo per il rilancio economico. Vediamo insieme le immagini. Il europeo è stato una tappa, ha segnato una tappa importante nella storia europea. Tutti e 27 paesi abbiamo accettato di introdurre, per reagire a questa crisi sanitaria, a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery Fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. È una importante perché è passato anche il principio che è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario. L'Italia è in prima fila a chiederlo, e devo dire la verità che la nostra iniziativa, con la lettera firmata agli altri 8 paesi, è stata molto importante, perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile sino adesso. È un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati, renderà la risposta europea, ci auguriamo, molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace. Grazie.
Bene, e come avete potuto notare, la notizia ormai la sapevate già, arriveranno di sicuro questi fondi europei. Benissimo, allora vedo già in linea proprio in questo istante il vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Industria, Commercio e Turismo del Consiglio regionale della Campania, eccolo qui. Buonasera, buonasera onorevole. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ecco, ci diamo del tu allora. Allora, onorevole, dunque, è sicuramente un momento molto importante quello che molti vivranno domani, insomma, la cosiddetta boccata di ossigeno. E manco a farla apposta, ecco, lo dico ai nostri amici telespettatori, abbiamo uno che ha discusso, che insomma, ha curato nei minimi particolari, ecco, questa ordinanza, chiaramente insieme al Presidente della Regione Campania, essendo, ripeto, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Industria, Commercio e Turismo del Consiglio regionale della Campania. Dicevo, scatterà domani l'ordinanza numero 39 firmata appunto dal Presidente della Regione Campania De Luca. Quindi tra poche ore, dopo quasi due mesi di stop, ritorna il cibo a domicilio, riaprono le librerie e le cartolerie, si può fare jogging. Ecco, questa nuova ordinanza, che come ho detto in precedenza non fa altro che regalare un po' di ossigeno ai campani, la possiamo ritenere una scommessa, magari anche una sfida importante contro questo virus invisibile, un esperimento? Ma forse non c'è il timore, ecco, che possa creare dei problemi? Bene, intanto io saluto gli amici Telelibera Campania e gli amici di Capo Online che prima hai citato. Sì, effettivamente siamo a poche ore dall'efficacia di un provvedimento importante, di un'ordinanza molto attesa dalla Regione Campania. È atteso perché? Perché la Campania, come ben sai e come sanno i campani, ha vissuto un lockdown molto rigido, molto ferreo, un lockdown duro. Il governatore De Luca a inizio marzo si trovava davanti ad un bivio: o decidere di ascoltare le varie opinioni dei tanti, o decidere di decidere con fermezza, con saggezza, ma con fermezza, davanti ad un caposaldo che è quello della salute. Ossia, ha deciso di fare in modo che si possano prendere decisioni certe, immediate, per tutelare la salute dei cittadini. Ebbene, i dati che prima hai citato sono generali, ma i dati della Campania comunque ci ripropongono una situazione con contagi sempre verso il numero zero. Oggi siamo ormai a una media di 20-30 contagi al giorno, sono diversi giorni, quindi per metà maggio ci auguriamo di poter arrivare a quel famoso numero zero. La cosa più importante, mi rilascio alla tua domanda, sì, l'ordinanza che libera diciamo, la possibilità di poter avere cibo a domicilio è importante, ma la finestra 27 aprile e 3 maggio di quell'ordinanza è proprio per far sì che sia in via sperimentale, ossia noi non possiamo passare da una fase di lockdown estremo e rigido ad un lockdown così, ad un non lockdown totalmente libero. Bisogna sperimentare questa fase e io ritengo che con questo approccio, un approccio con delle ore precise, con delle regole certe e che riguardano il domicilio nel territorio comunale, ecco, questo è un'altra cosa e approfitto per parlarne qui in questa sede. Non è un'idea di De Luca liberalizzare il domicilio solo nel comune in cui l'attività commerciale esiste, ma è una norma nazionale che lo prevede. È stata fatta anche una domanda, una FAQ alla Presidente del Consiglio dei Ministri ed è stato risposto in questa direzione, ossia si può fare soltanto nel territorio comunale. Quindi non è una idea di De Luca liberalizzare in questo senso. Così come per quanto riguarda un'altra bellissima libertà, che è quella di poter da domani poter fare un po' di attività motoria, sempre con la mascherina, quindi non immaginiamo delle sì, attività molto 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 forti sportive. Ecco. Onorevole, mi scusi, ma è arrivata ora una notizia, c'è un po' di allarmismo da parte della regione Piemonte. Infatti la notizia dice: intanto i medici piemontesi lanciano l'allarme. La segreteria regionale della NAO, Assomed Piemonte, l'associazione dei medici e dei dirigenti sanitari piemontesi, sostengono: la cosiddetta fase 2 ci preoccupa e molto.
Non siamo ancora pronti, siamo ben lontani dall'essere pronti. Il rischio, afferma il comunicato dell'Associazione dei Medici, è che alla fase 2 coincida il picco 2, che potrebbe essere peggiore del picco 1. Sono riflessioni che non posso che condividere, anche perché non dobbiamo festeggiare, non dobbiamo cantare vittoria, siamo ancora in una fase di grossa preoccupazione, ma dove la cautela deve regnare sovrana. Liberalizzare tutto e subito vuol dire, potrebbe voler dire buttare all'aria tutti i sacrifici fatti in questi 50 giorni. Quindi le preoccupazioni della NAO e quelle che ha ancora raccolto in queste ore da tanti amici, che comunque amici professionisti medici, che richiamano e gridano alla cautela, ritengo che siano fondate. Allora, l'emergenza sanitaria, sappiamo benissimo, ha provocato tantissimi problemi all'economia italiana. Anche la Campania dovrà fare, ecco, in futuro i conti con una dura crisi. Però mi sembra di capire che la Campania ha giocato e sta giocando, non preso un termine sportivo, sta giocando d'anticipo e ha messo in campo una serie di iniziative a favore delle microimprese, quindi artigiane, commerciali, industriali e servizi. Insomma, il fondo, se non sbaglio, è stato portato da 600 a 900 milioni di euro. Di che cosa si tratta? Sì, mentre da un lato c'era da tenere ferma l'emorragia sanitaria che andava, diciamo, via via sempre diventando più forte, dall'altro lato c'era da fronteggiare l'emergenza sociale ed economica che sta divampando, quindi non è che sta divampando nella nostra regione come in tutto il territorio nazionale. Quindi da persona responsabile il governatore De Luca ha immaginato di mettere in piedi un piano sociale ed economico che possa quantomeno dare un primo segnale ai nostri concittadini, nell'attesa appunto che il governo nazionale possa fare il resto e bene. Un piano che, come hai ben detto, conta 900 milioni di euro e che, sì, guarda alle categorie che sono più bistrattate da questa fase emergenziale da coronavirus, ossia le partite IVA, i professionisti, le famiglie nel loro senso più generico che hanno avuto comunque dei problemi, e l'agricoltura e il turismo. Abbiamo immaginato un bonus di 2.000 euro per le attività commerciali, un bonus di 1.000 per i professionisti, un contributo per i fitti alle famiglie per la prima abitazione, quella principale, di un totale di 750 euro, così come un contributo alle famiglie per quanto riguarda per i figli sotto i 14 anni, per l'assistenza a questi bambini, a questi ragazzi che in questi mesi non sono andati a scuola e quindi per le famiglie è giusto e doveroso dare a loro un contributo. Queste alcune misure generali. Ce ne saranno altre nei prossimi giorni che riguarderanno i disabili, quindi gli ambiti territoriali già stanno, ecco, predisponendo l'elenco dei disabili per poter far sì che possano avere un contributo, così come il turismo e l'agricoltura. Ma non dimentichiamoci che sono anche altri settori che purtroppo gridano aiuto. Parlo alle associazioni sportive, alle scuole parificate, al mondo degli equestri, cioè c'è un mondo che purtroppo la regione con ben circa un miliardo non riesce di euro, sì, non riesce a fronteggiare. Quindi abbiamo bisogno che il governo davvero metta mano ad una riforma storica, epocale, ma i cittadini campani sanno che nel momento del bisogno la regione Campania c'è stata e ci sarà con questi contributi, sì, che non sono contributi così poco. E se parliamo di qualcosa di importante, di numeri davvero, abbiamo tolto fondi da capitoli comunque importanti, ma non meno importanti della ripresa della nostra regione Campania. Ecco, ma il lavoro, l'impegno da parte della regione Campania non termina qui. Ricordiamo che nella scorsa settimana sono stati completati i lavori dell'ospedale modulare Covid a Napoli, con 72 posti letto di terapia intensiva di altissimo livello per pazienti Covid, posti letto specializzati per pazienti cardiopatici, oncologici e dializzati, e altri 24 posti letto all'ospedale Sant'Anna di Caserta e al Ruggi di Salerno. Pensate, tutto questo nel giro di un mese, ma forse meno di un mese. Allora, se lei rimane buono, noi vediamo delle immagini molto belle, significative, che nel giro di qualche minuto ci danno un'idea di come è stato costruito questo ospedale. 2 minuti per costruire un ospedale? Vediamo insieme queste immagini. Le vedremo quindi insieme all'onorevole Bosco,
che ripeto ancora una volta, per coloro che si fossero messi all'ascolto in visione in questo istante, vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Industria, Commercio e Turismo del Consiglio regionale della Campania. Tra poco dovrebbero partire le immagini, intanto stiamo già perfezionando il collegamento con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ci sta già vedendo e tra poco quindi ci collegheremo con lui, quindi tra qualche istante ci sta vedendo, anche lui quindi vedrà queste nostre immagini. Vediamo se sono pronte le immagini. Dopo, allora vediamo prima la risposta da parte del nostro onorevole Bosco. Allora, avete fatto delle cose in tempo di record. Sì, saluto il sindaco di Napoli che hai appena citato. Sì, è vero, sull'aspetto generale, quindi delle strutture sanitarie, è stata data una forte accelerazione. L'ospedale modulare di cui hai parlato, Napoli, Caserta e Salerno, sono le tre aree che sono state interessate da questa accelerazione per quanto riguarda la struttura modulare. Un'azienda incaricata nel giro di poche ore, una gara rapidissima, velocissima per aggiudicare questo importante commessa. Per quanto riguarda i tempi, in giro di 2 settimane hanno addirittura messo fine ai 3/4 e nelle prossime, diciamo, possono già essere operativi questi reparti. Ma a Caserta, e mi riferisco alla mia provincia, è stato fatto un lavoro comunque eccezionale dal direttore generale dell'ASL, il quale ha individuato nell'ospedale di Maddaloni l'ospedale Covid, per poter implementare e realizzare lì l'accoglienza dei pazienti affetti da Covid-19, così come è stata immaginata anche in fase eventuale, ci auguriamo che non serva nei prossimi giorni, abbiamo messo comunque a regime un progetto sull'ospedale di Teano per poter recepire lì pazienti eventuali da Covid-19. Quindi c'è una forte attenzione, ovviamente anche Capua era un nosocomio che poteva essere recuperato, però ci è stato detto che su Capua c'erano dei problemi strutturali che non potevano permettere la riapertura immediata del presidio. Questa è una cosa sulla quale farò maggiore approfondimento, perché vorrei capire perché Capua non è stata inserita in questo. Certo. Siamo parlando dell'ospedale Palasciano di Capua. Ecco, allora dovremo vedere adesso queste immagini che sono davvero straordinarie. Guardate in 2 minuti in che modo viene allestito, costruito un ospedale. Guardate insieme queste immagini. Proprio in questo istante lo possiamo commentare anche insieme, onorevole. Sì, questi sono i tir che stanno trasportando il materiale. Ha fatto un po' il giro della Campania, non solo questi i tir che dal Veneto, da Padova, arrivavano a Napoli con tra gli applausi dei cittadini delle zone circostanti. Davvero una bella prova di forza e di presenza della Campania che dice di essere. Che dimostra di essere alla pista. Ci sono anche gli applausi, sento, onorevole. Sento anche gli applausi della gente quando vedi arrivare appunto questi tir. Aspetta, vediamo prima insieme le immagini e poi commenterà, perché altrimenti non si sente. Ecco, abbiamo sentito proprio gli applausi da parte della gente che vedeva passare questi tir. Ecco, i tir sono arrivati e qui inizia la costruzione dell'ospedale. È vero, onorevole? Sì, esattamente sì. Dall'arrivo dei tir 7 giorni ed hanno realizzato tutto, hanno anche in queste ore stanno, diciamo, rispondendo il materiale interno, quindi i vari monitor, tutto ciò che riguarda i letti e quant'altro, ma diciamo possiamo definire chiusa la fase di realizzazione. Ora speriamo che in queste strutture vadano quanto meno pazienti possibile, perché possiamo utilizzare anche per altro. L'obiettivo è comunque essere prevenuti davanti ad un eventuale ritorno del contagio, che noi non ci auguriamo. Certo. Sta al nostro buonsenso, alla responsabilità dei cittadini campani, evitare che ci accada. Ecco, allora anche i nostri amici che ci seguono in tutta la Campania, in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo, grazie a internet, grazie a Capua Online, hanno scoperto quindi che l'onorevole di origine casertana, un politico casertano che più volte, non poteva farne a meno, si è occupato anche di un altro argomento particolarmente delicato che purtroppo sta creando non pochi problemi alla regione Campania, in modo particolare, ecco, la provincia di Caserta. Sto parlando della terra dei fuochi. L'emergenza sanitaria del Covid-19 non ha in un certo modo, ecco, distolto un po' l'attenzione sul problema della terra dei fuochi, dove purtroppo, e le notizie parlano chiaro, si continua a morire.
dove purtroppo continuano, ecco, ad esserci riversamenti, ecco, di rifiuti illegali. Però in questo periodo, questa è una notizia molto importante, i fenomeni dei roghi tossici si sono ridotti del 20%, però il problema rimane, si muore anche per colpa della terra dei fuochi. Sì, ovviamente rimane il problema principale della nostra provincia, ma non solo, anche della regione Campania. Il dato che hai poc'anzi evidenziato, questa riduzione, è senz'altro e sicuramente figlia del fatto che in questi 50 giorni non c'è stata una circolazione libera di tutti, quindi c'è stata anche questa forte riduzione delle uscite che ha permesso di non, diciamo, a compiere attività delinquenziali di quel tipo. Ma è un lavoro, quello della Task Force Campana, nel contrasto ai roghi tossici, a tutto quello che è il mondo, diciamo, dell'illecito, nel mondo dei rifiuti, che continua e che deve continuare ancora di più. Ricordo soltanto che nella fine del 2019 e inizio del 2020 sono state fatte tantissime iniziative di repressione di fenomeni illeciti nella parte di Napoli Nord e nella parte del Casertano. Quindi certo, questa task force sta andando a regime e dovrà fare sempre di più. Quindi abbiamo capito che il rigore serve per poter reprimere queste attività. Faccio un piccolo passaggio. Prego. Sul litorale Domizio. In questi giorni sono circolate delle foto straordinarie del mare, della, sì, zona del litorale, un mare limpido. È la prova regina del fatto che quando le aziende, molte aziende, sono ferme e non sversano in maniera illecita i loro rifiuti, queste acque sono trasparenti. Da questo dato bisogna ripartire, bisogna allertare le procure di Napoli e Caserta. L'ARPAC deve da subito, dopo questa fase emergenziale, ripristinare con ancora più forza i controlli in quelle zone, perché abbiamo un mare stupendo che dobbiamo preservare come ritorno. Addirittura sono comparsi anche i delfini nei mari, una cosa veramente strepitosa, favolosa. Un'ultima domanda, forse è una tra le più importanti che voglio fare all'onorevole Bosco, riguarda i giovani. I giovani, insomma, sono molto preoccupati per il loro futuro. E allora si sta parlando anche di un piano lavoro. Che speranza abbiamo per questi giovani? Sì, è una domanda che capita a pochi giorni dal 1° maggio, che è la festa del lavoro, dove ognuno di noi si interroga su cosa è il lavoro e cosa può esserci di buono per i giovani come me, ma come tanti altri che da qui ai prossimi mesi preparano ad affrontare il mondo del lavoro. La Regione Campania, prima di questa emergenza, aveva messo in campo un piano straordinario, il piano lavoro, per poter inserire nella pubblica amministrazione migliaia di giovani. È un qualcosa per la quale la Campania verrà ricordata veramente nei prossimi anni. Migliaia di giovani che verranno inseriti nei prossimi mesi nelle pubbliche amministrazioni per un tirocinio formativo e per poter, dopo la prova orale, entrare a tempo indeterminato nelle amministrazioni campane. Accanto a questo piano lavoro c'è tutto il piano assunzionale della sanità campana. Essendo uscita dal commissariamento, la Regione Campania è pronta ad assumere migliaia di infermieri, medici dirigenti, amministrativi, quindi davvero una platea di persone che può entrare in pochi mesi nel giro del mondo del lavoro della sanità campana, così come ha lato anche il contratto, cioè il concorso per i centri per l'impiego, 500 persone che potranno essere assunte da qui ai prossimi mesi in questo concorso importante che stiamo portando, certo, avanti. Quindi, diciamo, il lavoro nella fase di premessa c'è, i concorsi sono stati evidenziati e banditi, tocca soltanto espletarli e portare a dare qualche speranza ai giovani della nostra regione. Bene, con questa speranza, questa bella notizia, che si chiude l'intervista con l'onorevole Luigi Bosco, ripeto, vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Industria, Commercio e Turismo del Consiglio Regionale della Campania. Grazie per essere stato con noi, sì, onorevole, grazie. Sì. Bene, era l'onorevole Bosco. Intanto vedo già pronto, lo stanno, ecco, microfonando, il nostro sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ecco, lo vedo proprio che si sta preparando nel suo studio. Penso che siamo nel suo studio. Sì, siamo nel suo studio, appunto, del comune di Napoli. Ci collegheremo con lui tra qualche istante. Sindaco, tra qualche minuto saremo da lei. Insieme al Ministero della Salute, anche noi oggi vogliamo dire il nostro grazie ai tanti volontari, personale,
naturale, spontanea e gratuita l'attività del volontariato. Si riconosce da questi requisiti e si svolge nei più svariati settori all'interno di organizzazioni con obiettivi di carattere sociale, civile e culturale. Secondo gli ultimi dati Istat, il 9% della popolazione si dedica all'attività di volontariato, per un totale di 5 milioni e 500 mila persone che lavorano nel volontariato. Molti di essi sono scesi in campo durante questa emergenza sanitaria Covid-19. A loro, da parte della nostra redazione di Capua Online e di TLC, canale 174, va un saluto e un ringraziamento particolare. Lo facciamo in questo modo. Allora, siamo collegati con Napoli e più precisamente dovremo avere in linea, proprio in questo istante, il sindaco della città di Napoli, Luigi De Magistris. Eccolo qui. Salve sindaco. Buonasera. Buonasera. Eccolo qui, eccolo, il nostro sindaco. Io la devo ringraziare a nome anche di tutti i colleghi giornalisti, tutte le televisioni, perché, ma anche radio, perché lei è così sensibile da essere sempre presente ad ogni invito. Noi la ringraziamo per questo, sindaco, veramente la ringraziamo di cuore. Allora, sindaco, abbiamo appena visto le immagini appunto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sindaco, l'economia di guerra che lei auspicava fra Italia e Europa è arrivata. Ecco, sembra che i 27 rappresentanti appunto della Commissione Europea l'abbiano ascoltata, perché insomma è qualcosa che lei ha detto nel corso di queste settimane. Sì, noi stiamo in prima linea perché è giusto la lotta, l'informazione, il momento è molto delicato e noi sindaci cerchiamo di essere in prima linea per compulsare il governo a prendere iniziative coraggiose. Io mi auguro che quello detto dal Presidente del Consiglio Conte, che abbiamo ascoltato poco fa, si traduca in realtà e si traduca rapidamente in realtà, perché qui c'è necessità di concretezza e rapidità. Devono andare entrambe nella stessa direzione, perché se non si è rapidi si rischia di crollare molto presto, se non si è concreti si rischia di non farcela. Quindi abbiamo bisogno di liquidità, abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno soprattutto di ripartire in maniera coesa, mettendo il Mezzogiorno al centro. Bene, tra qualche istante avremo modo di parlare ancora meglio di Napoli, però stiamo cercando, ecco, di capire un po' quello che è successo nelle ore precedenti il nostro collegamento. Sindaco, mi sembra di capire che lei è rimasto profondamente dispiaciuto anche dalle parole pronunciate dal direttore di Libero, Vittorio Feltri, sulla città di Napoli, che trasmesse poi queste parole nel corso di una trasmissione di Rete 4. Sembra che anche Salvini abbia preso le distanze dalle dichiarazioni di Feltri. Cerchiamo di fare un po' più di chiarezza. Devo dire, noi siamo abituati purtroppo negli anni a subire da parte di taluni offese, discriminazioni gratuite, no? Come napoletani, campani, meridionali, ma di questi tempi di pandemia trovo e troviamo in tanti di noi ancor più inqualificabile, inaccettabile questi giudizi assolutamente falsi e gratuiti nei nostri confronti. L'altro giorno Feltri, non è la prima volta, però si è superato, l'ha fatto, come ricordava lei correttamente, in una televisione a diffusione nazionale, così come mi hanno chiesto in tanti, ma anche perché ovviamente lo condividiamo, ciò non può rimanere una cosa che passa e ce la facciamo scivolare, in questo caso
purtroppo, perché non è che sia una bella decisione da prendere, querelare qualcuno, ma basta, perché non si può più assistere a queste offese gratuite. Ci auguriamo veramente che si ponga fine e che si ritrovi quello spirito di unità nazionale. Tra l'altro, l'Italia senza il Sud non riparte, e anche in questo momento di pandemia al Sud stiamo dimostrando che siamo persone assai attente, assai responsabili, assai mature, che stiamo facendo un grande lavoro. E ripeto, senza il Sud non esiste l'Italia. Ecco, veniamo finalmente alla città di Napoli. Sindaco, in questi mesi mi sembra di capire che Napoli si sia comportata abbastanza bene, anzi direi molto bene. Ecco, all'inizio della pandemia qualcuno addirittura ipotizzava che la città dovesse fare i conti, no, con il Covid-19, con una situazione un po' drammatica, con interminabili contaminati e morti. Ma insomma, come lei dice spesso, Napoli ha retto. Ma per ora sì, devo dire, abbiamo poco più di 800 positivi su 1 milione di abitanti, 55 persone decedute, 13 in terapia intensiva. Considerando appunto il numero di abitanti, direi che per ora ovviamente è un bilancio provvisorio, però siamo assai soddisfatti, quindi credo che è stata premiata la responsabilità e la correttezza dei comportamenti dei napoletani e anche quello di aver anticipato una serie di misure. Vorrei ricordare che noi chiudemmo le scuole prima del governo, chiudemmo i cantieri prima del governo, cominciammo le sanificazioni all'inizio, quando ancora non c'era un contagio, e questa intuizione, questa prevenzione e questa attenzione credo che sono state assolutamente determinanti nel contenere il contagio nella nostra città. Sindaco, il comune rappresenta sicuramente un elemento fondamentale per la vita, ecco, di una comunità e non c'è dubbio che la pandemia sta mettendo a dura prova anche il comune di Napoli. Ma nonostante ciò, ecco, nella città sono nate molte iniziative come il Fondo Comune di Solidarietà, meglio conosciuto anche come il Cuore di Napoli, dove confluiscono i soldi del comune, appunto degli enti, dei privati, poi il Banco Alimentare del Mutuo Soccorso, insomma, ci sono in fermento grandi iniziative. Sì, la città ha risposto, devo dire, oltre che con quella rete di solidarietà popolare che è tipica della nostra città, dove ci si dà una mano, non si lascia nessuno indietro. Il comune, devo dire, è stato in prima linea dal primo momento, con varie misure, due in particolare che ricordava anche lei. Una, il Fondo Comunale di Solidarietà, il Cuore di Napoli, risorse dello Stato, del Comune e dei privati, con cui siamo arrivati a circa 17-18 mila famiglie per ora che accedono a un modulo online per chi ne ha diritto presso le strutture territoriali e con la carta d'identità si recano presso i supermercati convenzionati e acquistano i generi di prima necessità. Non abbiamo avuto intoppi, siamo andati molto bene in maniera rapida. Per altri che invece non sono censiti, non hanno avuto accesso, diciamo, a questa modulistica perché non rientravano nei parametri previsti anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, c'è stata quest'altra iniziativa, il Banco Alimentare di Mutuo Soccorso, con un numero verde insieme Mai Soli, con cui abbiamo fornito derrate alimentari a chi chiamava e stiamo ancora operando. Diciamo, complessivamente sinora siamo arrivati a circa 20.000 famiglie, che non è male, continueremo, certo. È necessario che il governo finanzi i comuni, sostenga i comuni, altrimenti c'è un rischio di sbriciolamento della tenuta della coesione sociale nel nostro paese. Sindaco, nonostante fossero stati chiusi a Napoli quattro ospedali nel giro di 5 anni, nonostante, ecco, fosse stata ridotta, ecco, la medicina territoriale, addirittura eliminati ecco, alcuni ambulatori, anche la sanità, devo dire che ha retto abbastanza bene, questo anche attraverso l'operato, lo spirito di sacrificio, il severo impegno da parte di medici e anche da parte, ovviamente, degli infermieri, degli operatori sanitari. Sì, è molto corretta la sua domanda e la sua riflessione, perché nonostante, esatto, cioè si evidenzia ancora di più la valenza, la competenza, la professionalità, l'umanità, la passione, il sacrificio dei medici, degli infermieri e del personale sanitario, perché devo essere sincero, come faccio sempre,
lo smantellamento dei presidi di sanità pubblica nella nostra città, ovviamente parlo da sindaco di Napoli, ma il tema è anche nazionale, anche regionale, è stata devastante. Cioè, negli ultimi anni la nostra città si contano gli ospedali chiusi, i presidi di pronto soccorso, hanno ridimensionato posti di terapia intensiva, di rianimazione, meno medici, meno infermieri, per non parlare dei dispositivi di sicurezza che ancora fino a qualche giorno fa c'erano tantissimi medici e infermieri che non li avevano, per non parlare dei tamponi che sono stati pochi. Quindi è proprio vero, nonostante tutto questo Napoli ha retto. Quindi di chi è la vittoria? La vittoria è di chi si è chiuso in casa, la vittoria è di chi ha fatto prevenzione, la vittoria è di chi in prima linea ha curato i malati, ha cercato fino all'ultimo di non far morire nessuno. Ecco, lei più volte nel corso delle sue dichiarazioni ha dato un consiglio, ecco, al governo centrale, cioè di porre fine a questo, lei l'ha chiamato proprio così, balzello di ordinanze regionali. Ma secondo lei, ecco, ma davvero queste ordinanze regionali vanno in contraddizione, in distonia, e che creano, lei l'ha detto lei, solo protagonismo? Guardi, ho fatto sì varie riflessioni, diciamo adesso sinteticamente quello che mi sento di dire è che non aiuta questa differenza di posizioni tra lo Stato centrale e le regioni. Mi spiego meglio: se questa è un'emergenza nazionale, com'è, perché è stata dichiarata tale con una legge del 31 di gennaio di quest'anno, ci voleva un coordinamento efficace a livello centrale, che poi poteva anche avere differenti valutazioni a livello regionale da concordare con le regioni e con i sindaci. Ma questo fatto, che ne so, che il presidente del consiglio un giorno dica una cosa e un minuto dopo qualche presidente di regione dica il contrario, in mezzo c'è il cittadino che non sa come comportarsi, in mezzo c'è il prefetto, c'è il sindaco, ci sono i pazienti, ci sono i medici. Questo non aiuta per nulla, ha ulteriormente danneggiato il contrasto al virus nella prima fase, quella più delicata, e rischia di inquinare anche la seconda fase a cui ci stiamo preparando. Quindi questo mi preoccupa non poco, e questo è stato alla base dei temi delle chiusure di alcune regioni, di ordinanze differenti e contraddittorie. Da ultimo si è parlato molto in questi tempi del cibo d'asporto, ma potremmo fare l'esempio delle librerie, potremmo fare l'esempio degli spostamenti, potremmo fare l'esempio delle corse da soli, dei parchi, dei mercati. Insomma, ci auguriamo che nella fase 2 ci sia una maggiore uniformità, un maggior coordinamento e soprattutto un coinvolgimento maggiore dei sindaci, perché senza i sindaci, cioè significa senza i popoli, senza i territori, noi l'Italia non la ricostruiamo. Mi sembra di capire che lei ha un ottimo fiuto, qualcuno addirittura dice che è un profeta, dovrebbe interpretare il ruolo di profeta. Le spiego subito perché. Perché quando è scoppiata l'epidemia, lei è stato il primo, quindi ha anticipato il governo, a chiudere scuole e cantiere. Allora, cantieri, scusate. Ma per quanto concerne il 4 maggio, allora, lei pensa che si può ritornare tranquillamente alla vita normale e rimettere in attività le attività produttive? Ma cosa lasciamo, ne pensa il 4 maggio? La storia ai profeti, ovviamente, perché non ho queste potenzialità e poteri. Sicuramente l'intuito è dettato dall'esperienza, nel senso che stando H24 a lavorare, avendo fiutato subito quello che stava accadendo in Lombardia, ho provato a mettere in protezione il nostro territorio, così come mi sto preparando e ci stiamo preparando non solo per il 4 di maggio, ma anche per l'estate. Lo stiamo facendo nonostante ad oggi, che è venerdì, non abbiamo alcuna indicazione formale di che cosa accadrà il 4 maggio, ma ci stiamo preparando alla riapertura dei cantieri, di alcune attività produttive, della possibilità che la gente possa uscire, il trasporto pubblico, i parchi, ovviamente sempre in condizioni di massima sicurezza, di distanziamento fisico, di mascherine. Stiamo progettando soprattutto anche la fase 3, che dovrebbe essere quella della rinascita, cioè l'estate, per stare vicino alle attività economiche, stare vicino alla nostra gente, cercare di essere accanto alle persone più fragili, di cui si parla poco, gli anziani, i bambini, i diversamente abili, le persone rimaste senza soldi. Insomma, stiamo provando a tenere quello spirito di comunità che ci servirà non solo per resistere, ma anche per ripartire.
Ecco, parlando di futuro, non possiamo non parlare della splendida città di Napoli, meta, ecco, di migliaia, ma forse che dico, milioni, ecco, milioni di persone che arrivano da tutto il mondo. Allora, sono molte le persone che vogliono ritornare a Napoli per visitarla. A proposito, c'era una bella iniziativa, Maggio dei Monumenti, questa volta dedicato proprio a Giordano Bruno. Ecco, com'è la situazione per il momento? Beh, purtroppo, ahimè, non potremo avere i numeri che abbiamo avuto fino all'inizio di febbraio. Ricordiamolo che Napoli è stata in questi anni la città d'Italia che più è cresciuta per cultura e turismo. Per rivedere un'altra volta quei numeri dobbiamo aspettare sicuramente l'anno prossimo, ma ci sono delle strade che possiamo percorrere, cioè quella di utilizzare bene gli spazi all'aperto, di seminare la cultura e le attività economiche in tutta la città, in tutti i luoghi, e quindi anche provare a ripartire subito senza mollare nulla, come il Maggio dei Monumenti, che quest'anno tutti davano per non possibile da farsi, e invece noi lo faremo, lo dedichiamo a Giordano Bruno. Ovviamente non ci saranno gli assembramenti degli altri anni, non ci saranno le folle di persone, ma un po' con la virtualità dei social, un po' la multimedialità, un po' si comincerà, ci auguriamo, ad uscire dal 4 di maggio, noi incominciamo ad assaporare quel ritorno alla vita assolutamente necessario, per poi, come dicevo prima, organizzarci soprattutto in modo forte per un'estate a Napoli, dove si può puntare a una riscoperta nostra dei nostri territori, il napoletano, il campano, quindi un turismo low cost che può rimettere in moto l'economia, e perché no, se i dati sanitari ci continuano a dare ragione, forse anche meta di un turismo nazionale, Napoli bella e sicura. Certo, il turismo internazionale, penso prima di Natale, sarà difficile ipotizzarlo, ma vediamo come vanno le cose. Ecco, le ultime due domande prima di salutarci, quindi stiamo accontentando anche coloro che ci vedono in tutta la Campania attraverso TLC, Telelibera Campania, e tutta Italia, ma anche a livello internazionale attraverso il sito di Capo Orlando, ci stanno vedendo in tutto il mondo proprio in questo istante. Argomento caldo è anche la riapertura dei bar, ristoranti, pub, pizzeria, però mi sembra di capire, Sindaco, che non molti sono d'accordo, cioè non so se anche a Napoli, ma in alcune province, ecco, molte serrande rimarranno chiuse per decisione degli stessi operatori commerciali. Sarebbero tutti d'accordo se ci fosse stata un'ordinanza diversa. Mi spiego. In tutta Italia non è mai stato impedito il cibo d'asporto. In Campania invece per 40 giorni ciò è stato vietato, con un'ordinanza illogica e insensata da ogni punto di vista, dal punto di vista sanitario, perché se porti il cibo a casa meno gente esce per strada e quindi ci si è più sicuri, perché lo si fa in condizioni di sicurezza, perché avrebbe rimesso in moto un'economia che sta a terra, avrebbe consentito a persone di lavorare e finanche di fare maggiore solidarietà, perché con la generosità tipica dei napoletani e dei campani si sarebbe potuto prevedere un pranzo sospeso e una cena sospesa. Dopo 40 giorni la regione sembra prendere atto di tutto questo, fa un'ordinanza, ma la montagna partorisce il topolino, perché in quell'ordinanza stanno indicati orari molto limitati per poter aprire, quindi immaginatevi un operatore economico del settore, chiuso da 40 giorni, deve aprire la saracinesca, deve lavare, deve pulire, deve sostenere costi, manodopera per stare aperto qualche ora, ma è chiaro che non gli conviene, quindi moltissimi non apriranno, e poi questi geni dell'ordinanza ultima ci dovrebbero, non conoscono nemmeno per esempio come si fa una pizza. Per fare una pizza tu devi avere dei tempi di maturazione che inizia la mattina, magari finisce la sera, quindi davvero queste cose fanno male alle persone che già stanno in difficoltà, quindi ci auguriamo che questo tipo di ordinanze non vengano più adottate, perché non aiutano veramente a nessuno. Un'ultima domanda, Sindaco, prima di salutarla. Sui social lei continua a pubblicare delle bellissime foto di Napoli, proprio foto scattate in questi giorni, poiché secondo lei, così scrive, rappresentano carezze da lontano. Bella questa frase. Ma anche sofferenza, paura, dolore e il rispetto e la bellezza assoluta. Ma le ultime notizie dicono che si sono visti addirittura i delfini nel mare di Napoli, è vero? Ma innanzitutto grazie, perché credo che in questi momenti così difficili
vedere una città deserta, e chi mai se l'immaginava di poter vedere Napoli senza i bambini che cantano, gli scugnizzi che giocano, le persone che camminano. Insomma, veramente sembra un'immagine che mai avremmo potuto immaginare, nemmeno nell'incubo peggiore. Però nello stesso tempo ci sta consegnando la struggente bellezza della nostra città, con un cielo pulito, un mare mai così pescoso, ci dicono i pescatori, i delfini arriva, niente inquinamento. E questo ce lo dobbiamo ricordare un minuto dopo che finirà questo incubo. Proviamo a ritornare a vivere come piace a noi, abbracciandoci, andando nei vicoli, come diceva Pino Daniele, in de vico e miez all'ata. Però ricordiamoci anche che la natura non va violentata. Dobbiamo trovare un equilibrio diverso tra uomo, natura e gli altri esseri viventi. È una sfida che non può appartenere solo a un sindaco, deve appartenere a ognuno di noi, e credo che ci possiamo provare, perché noi abbiamo avuto il dono di nascere e di vivere per scelta in questi posti così belli. Sindaco, io la ringrazio per essere stato nostro ospite. Dove ci ha portato? Il suo studio? Siamo nella sua stanza. Sì, sono nella mia stanza, nell'ufficio di Palazzo San Giacomo. Noi la ringraziamo e speriamo di rivederci anche presto. Grazie sindaco Grazie, grazie e a buona voi, vita a buona lei serata, e alla buon fine città di settimana. Arrivederci, Napoli. Grazie mille sindaco. arrivederci. Bene, abbiamo salutato e ringraziato il sindaco della città di Napoli, Luigi De Magistris. È stata una bella chiacchierata, come avete visto. Siamo partiti dall'Europa fino ad approdare, ecco, nella città di Napoli. Allora, noi andiamo avanti con il nostro programma. Adesso c'è un servizio molto interessante, dura poco, ma vale la pena di vedere con grande attenzione, perché è un argomento, quello della scuola, che noi vogliamo affrontare spesso nelle nostre trasmissioni, e lo affronteremo ancora nelle prossime puntate. Ebbene, il MUR Social ha promosso una nuova campagna sulla didattica a distanza, che intende soprattutto sottolineare l'impegno da parte della scuola di continuare l'attività didattica e di renderla appunto fruibile attraverso piattaforme informatiche in tempi di emergenza sanitaria, come appunto questa emergenza sanitaria del coronavirus Covid-19. E allora, guardiamo questo servizio dal titolo La scuola non si ferma. Vediamo. Nel 1960 il maestro Manzi sperimentava la didattica a distanza. Da allora siamo cresciuti tanto con voi. Oggi l'attività didattica in presenza è sospesa per aiutare il paese nell'emergenza coronavirus. Gli studenti imparano da casa, grazie al lavoro e all'impegno di docenti, dirigenti, personale scolastico e delle famiglie. Anche restando a casa, la scuola non si ferma. Allora, eccoci, eccoci dopo questo bellissimo servizio dedicato appunto alla scuola. Eccoci di nuovo in diretta con un altro collegamento. Ci troviamo sempre in Campania e ci troviamo nei pressi di Napoli, il porto di Baia. Io vedo già delle immagini proprio davanti a me, bellissime, vedo un mare bellissimo. Insomma, il mare è diventato ancora più bello, più pulito, più azzurro. Dovremo collegarci appunto tra qualche istante con l'ingegnere Fabio Russo, dovremmo vederlo in linea. Eccolo, eccolo qui. Buon pomeriggio, meglio, buonasera, caro Fabio. Ciao Fabio. Allora, Buonasera a voi. Fabio è responsabile del Dipartimento Ricerca e Sviluppo della Tecnam. Dunque, che cos'è la Tecnam? La Tecnam di Capua ha annunciato proprio oggi, poi conosceremo meglio la Tecnam tra non molto, ha annunciato proprio oggi che ha iniziato la produzione di dispositivi di protezione contro il virus Covid-19. Bene, questa nuova produzione si affianca a quella tradizionale dei velivoli e vuole essere anche una risposta molto importante da parte dell'azienda, ecco, alla carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale. Ricordiamo che specialmente, ecco, quindi fate bene attenzione, amici che ci state vedendo, ecco, specialmente in vista della fase 2, alcune, ecco, attività e spostamenti saranno consentiti solo attraverso dispositivi di protezione.
Allora, ingegner Russo, io vorrei conoscere ancora meglio la Tecnam, che con oltre 7.500 velivoli che operano in tutto il mondo, supportati da una rete mondiale di oltre 60 concessionari e più di 125 centri assistenti, rappresenta sicuramente il fiore all'occhiello delle aziende italiane, il campo, ecco, della costruzione aeronautica. Ho detto soltanto, ecco, qualche notizia, ho annunciato qualche notizia della Tecnam, ma attraverso le sue parole vorrei conoscere ancora meglio la Tecnam. Sì, buonasera a tutti. La Tecnam è, come diceva lei, un'azienda leader mondiale nella produzione di velivoli del campo dell'aviazione leggera, ultraleggera e di aviazione generale, e da qualche anno anche del trasporto velivoli destinati al trasporto pubblico passeggeri. Abbiamo una gamma di velivoli che va da biposto leggeri fino all'ultimo nato, il P2012 Traveler, che è un velivolo da 11 posti per il trasporto pubblico. La Tecnam ha la sua sede principale a Capua e sull'aeroporto Leste Salomone, ma abbiamo sedi anche a Napoli, vicino all'aeroporto internazionale di Capodichino, sedi negli Stati Uniti d'America, in Florida, una società che collabora con noi in Cina, e, come diceva lei, una rete di dealer e di centri di assistenza che abbraccia tutti i paesi del mondo. Ecco, è veramente una grande e importante realtà italiana, famosa insomma in tutto il mondo. Allora, in queste ore il Dipartimento Ricerca e Sviluppo, appunto, di Tecnam ha riversato, ecco, tutto il suo impegno nella progettazione dello schermo TFS, che rappresenta una soluzione molto importante, multiuso, quindi molto efficiente, atta a proteggere occhi e vie aeree contro schizzi e spruzzi, ecco, di natura biologica. Ci può spiegare meglio di che cosa si tratta e se troviamo già in commercio, appunto, questo schermo TFS? Sì, l'ha introdotta esattamente nel modo più corretto possibile. Quindi, come diceva lei, si tratta di uno schermo realizzato in materiale plastico termoformato, quindi significa partire da una lastra piana che viene riscaldata e viene poi forzata tramite il vuoto su uno stampo in alluminio, che appunto le conferisce una forma che è quella dello stampo. Lo schermo che abbiamo studiato in Tecnam in realtà nasce per un'esigenza duplice, sia per offrire un dispositivo di protezione al cittadino comune, ma anche e soprattutto per offrire in futuro un dispositivo di protezione a coloro che vorranno continuare ad utilizzare i nostri e gli aeroplani di aviazione generale. Il TFS è uno schermo, quindi, come lei giustamente accennava, è uno schermo di protezione del volto, quindi sia degli occhi che delle vie aeree, quindi naso e bocca, che protegge appunto l'utilizzatore dagli schizzi e spruzzi di natura biologica, ma non solo, protegge anche terzi, quindi fa in modo che chi utilizza il TFS protegga il prossimo dall'aerosol e dalle goccioline che può emettere attraverso, per esempio, un colpo di tosse, uno starnuto e tutto quello che può consentire appunto alle goccioline, a quelle che ormai tutti conosciamo come droplets, di disperdersi nell'aria. Ecco, se non sbaglio, il Dipartimento Ricerca e Sviluppo, appunto, della Tecnam sta studiando anche una versione dotata di filtri per quei ambienti dove è necessario garantire anche un filtraggio dell'aria in ingresso, oltre alla protezione che abbiamo parlato pochi istanti fa contro schizzi e spruzzi di natura biologica. Di che cosa si tratta, ingegnere Russo? Sì, è una versione che al momento stiamo studiando, non tanto dal punto di vista della fattibilità ingegneristica del prodotto, quanto dal punto di vista normativo, perché in questa fase di emergenza c'è anche un po' di confusione a livello nazionale sulla possibilità
che ha concesso l'INAIL per i DPI oppure l'Istituto Superiore di Sanità per le famose mascherine chirurgiche, di immettere in commercio prodotti che non siano dotati di marchio CE. Questa è una condizione un po' borderline, perché l'Istituto Superiore di Sanità e l'INAIL nel caso dei DPI sono molto chiari però sulla necessità che devono avere DPI o mascherine chirurgiche nel caso appunto di queste ultime di avere svolto tutti i test previsti nella normale certificazione a marchio CE. Quindi la prima fase per poter progettare, per poter sviluppare un dispositivo di protezione individuale è quella appunto di inquadrarlo dal punto di vista normativo. Per quanto riguarda la prima versione dello schermo TFS, quindi il TFS 15, l'abbiamo chiamato il nome commerciale, sarà TFS 15 e TFS 15, rispetta la normativa, lo standard armonizzato EN166-2004. Questo standard dice come bisogna progettare, come bisogna costruire, che cosa deve assolvere un dispositivo di protezione da schizzi e spruzzi di natura biologica. Lo step successivo non è semplicemente applicare filtri o materiale filtrante di qualsiasi natura, perché tanto l'INAIL ne consente appunto in questa fase di emergenza la messa in commercio. È uno studio che significa appunto andare ad approcciare la normativa di riferimento, che in quel caso comprenderà anche la 149, comprenderà una miriade di altri standard armonizzati, per poter arrivare appunto a un prodotto finito che comprenda la protezione totale, quindi da schizzi e spruzzi di natura biologica diretti sia verso le mucose degli occhi che quelle respiratorie, ma anche una protezione in ingresso e in uscita dell'aria che appunto respiriamo o emettiamo. Ecco, parliamo anche del dopo coronavirus per quanto concerne gli aerei. Ricordiamo, per coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto in questo istante, che la Tecnam è un'azienda che si trova a Capua, in provincia di Caserta, che costruisce appunto velivoli. Quindi la domanda sorge spontanea, cerco di interpretare anche quello che è il pensiero di coloro che ci stanno vedendo in questo istante. Chissà quante persone che insomma dovranno viaggiare appunto sugli aerei. Quindi come sarà il dopo coronavirus per quanto concerne gli aerei, quando torneremo, speriamo, al più presto alla vita normale? Ecco, lei è d'accordo, ecco, magari non so se è d'accordo, poi vediamo, insomma, ecco, di ridurre i posti lasciandone, ecco, uno libero tra un passeggero e l'altro, oppure ricorrere, ecco, secondo il suo parere, a delle barriere in plexiglass tra i posti a sedere? E poi c'è anche il problema dei condizionatori, molto particolare. Che cosa ne pensa lei? Ma le rispondo subito, ho sorriso quando lei ha parlato di barriere in plexiglass che separano o addirittura avvolgono, in alcuni render che ho visto su qualche social, i sedili degli aerei di linea. Sorrido perché qualsiasi cosa si fa, si disegna, si progetta e si vuole installare su un aeroplano da trasporto di linea, così come sugli aeroplani che noi progettiamo e costruiamo ogni giorno, va certificata secondo standard che sono estremamente stringenti e che vanno dalla capacità del materiale, che può essere uno schermo, un separé tra due sedili, di trattenere, appunto di non propagare la fiamma nel caso di incidente, alla capacità di questo oggetto di poter resistere ad un crash dell'aeroplano, fino anche, e qui appunto la vedo difficile, installare degli schermi tra un sedile e un altro, consentire una rapida evacuazione dei passeggeri dal velivolo. Quindi lasciando diciamo al momento da parte tutte quelle che sono soluzioni meccaniche, io penso che dobbiamo sicuramente aspettare e ascoltare quello che gli esperti a questo punto dell'Istituto Superiore di Sanità e degli enti che appunto gestiscono questa fase, che speriamo arrivi presto, ci diranno e ci suggeriranno. Chiaramente il distanziamento sociale, così come funziona per strada, ovviamente non può non funzionare anche su un aeroplano, quindi è una mitigation sicuramente. Ecco, si spera domanda. Che sia sufficiente. Io penso che anche la Tecnam
stia progettando qualcosa appunto per gli aerei, ci può dire in anteprima, oserei dire mondiale, perché siete ormai presenti in tutto il mondo, in anteprima mondiale ci potete dire un po' quello che state progettando appunto per gli aerei, per risolvere questo problema della pandemia, perché qui c'è, ecco, un'altra paura, la paura di volare, non solo per la paura insomma dell'aereo eccetera eccetera, ma anche la paura della pandemia, quindi una doppia paura. Che cosa può dire a tutti, magari anche tranquillizzandoli? Sì, noi come Tecnam abbiamo forse un problema in più rispetto alle compagnie aeree, perché nella nostra gamma di velivoli, come le accennavo prima, abbiamo velivoli destinati al trasporto pubblico dei passeggeri, quindi così come un Boeing 737 fa voli di un certo raggio, il nostro P2012 Traveler, che vi invito a cercare su Google, effettua in molti paesi del mondo dei voli a breve, brevissimo e medio raggio, con 9 passeggeri più uno o due piloti. Quindi abbiamo il problema di capire dal punto di vista dei voli di linea come questa fase 2 o fase 3 si svolgerà, ma abbiamo anche un altro problema. Noi abbiamo una fetta importantissima della nostra produzione, che è attualmente circa il 60-70%, che va alle scuole di volo. Le scuole di volo che utilizzano per il corso iniziale dei piloti, che poi diventeranno piloti di linea, utilizza aerei a 2 posti o a 4 posti, dove sicuramente l'istruttore e l'allievo devono sedere fianco a fianco ad una distanza che chiaramente non è garanzia di distanziamento sociale. Quindi l'istruttore e l'allievo siedono a 30 centimetri di distanza, ed è per questo motivo che il nostro primo pensiero forse nello sviluppo del TFS è stato proprio cercare uno strumento, un dispositivo che possa consentire quanto prima possibile e in tutta sicurezza, o nella ragionevole sicurezza, di riprendere sia il volo da parte delle linee aeree che appunto delle scuole di volo, quindi consentire, certo, agli allievi di continuare, di iniziare o di concludere il proprio percorso di studi dal punto di vista di brevetti appunto di pilotaggio. Bene, io la ringrazio, ingegner Russo, grazie per averci dato tutte queste informazioni che sicuramente serviranno per tranquillizzare anche coloro che dovranno prendere l'aereo. Io cerco di interpretare, proprio per chiudere, una battuta proprio veloce, anche il pensiero di molti che la stanno vedendo con un mare alle spalle, e questa è la sua abitazione, lei si trova... E lei si trova proprio sul mare, la sua abitazione faccia proprio sul mare. Complimenti, bravissimo. Grazie. Che bello, che bello vedere anche il mare, che noi chissà quando avremo modo di vederlo allora. Ringraziamo allora l'ingegner Fabio Russo, responsabile Dipartimento Ricerca e Sviluppo della Tecnam, e arrivederci a presto, ingegnere. Grazie mille. Arrivederci, buona serata. Bene, abbiamo ringraziato quindi l'ingegner Fabio Russo, che ci ha regalato anche, vedete, una bella immagine del mare, del porto di Baia. Bene, noi adesso andremo avanti con il prossimo servizio, però permettetemi, non l'ho ancora fatto, di ringraziare veramente la nostra redazione, che veramente sta facendo i salti mortali in piena emergenza sanitaria per costruire, plasmare, levigare, confezionare questa trasmissione che settimana dopo settimana, puntata dopo puntata, sta avendo un successo davvero clamoroso. E noi vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Mario Nardiello, grazie di cuore, lui che appunto ci dà indicazioni precise per la nostra trasmissione. Azzaro Buonocore, grazie anche a lui, anche lui fa parte della redazione giornalistica, ottimo gancio anche per i vari ospiti. E poi qui abbiamo Gino Cocciardo, che cura la regia televisiva della nostra trasmissione, e poi il nostro direttore di capo online, Salvatore Carbone, che insomma è un grande esperto di mezzi televisivi, ma anche per quanto concerne il web. Tra non molto, udite udite, avremo niente po' di meno che un collegamento speciale con Pulcinella.
ma come sta vivendo Pulcinella questa emergenza sanitaria? Lo scopriremo tra non molto, quindi rimanete incollati davanti al vostro teleschermo, un bellissimo servizio, delle bellissime immagini dedicate alla nostra Italia. Un filmato quindi molto bello, preparato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dedicato appunto all'Italia e agli italiani. E allora mi viene voglia di dire a te Italia, insieme a te rinasceremo. Guardiamo insieme queste immagini. A te. A te sui mezzi di emergenza. A te in prima linea negli ospedali. A te che sei medico, infermiere. A te che sei nei laboratori, ricercatore, farmacista. A te che ti occupi del cibo, che lo coltivi, che lo trasporti. A te che ci trasporti. A te che ci difendi. A te che ti prendi cura degli altri senza chiedere nulla in cambio. A te che sei anziano, bambino, grande. A te che resti a casa. A te che sei malato, che sei guarito. Soprattutto a te che stai ancora soffrendo. A te, Italia. Insieme a te rinasceremo. Beh, sicuramente delle immagini bellissime che raccontano la nostra Italia fatta di tante persone che ora stanno, ecco, lottando contro questo nemico invisibile. Adesso noi con le immagini, con la nostra trasmissione, continuiamo a parlare di Napoli, ma parliamo di 160 anni di storia. Pensate un po', sì, avete capito bene, 160 anni di storia. Un caffè di respiro internazionale nel centro di Napoli, dove la storia e l'arte incontrano il bel vivere. Il Gran Caffè Gambrinus, che rientra fra i primi 10 caffè d'Italia, fondato nel 1860 in piena Unità d'Italia, nel centro di Napoli, a pochi passi da Palazzo Plebiscito e del Teatro San Carlo, ha abbassato le serrande, ha chiuso le sue porte a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Insomma, una chiusura eccellente, una di quelle chiusure che fa rumore, che fa notizia. Insomma, è dal 1860 che il Gran Caffè Gambrinus era chiuso soltanto una volta per colpa della Seconda Guerra Mondiale. Addirittura, ecco, la storia ci racconta che nel periodo della Prima Guerra Mondiale era rimasto ugualmente aperto. Ebbene, del Gran Caffè Gambrinus parleremo oggi con il suo titolare, che vedo già in linea. Siamo collegati con Napoli, con Massimiliano Rosati. Eccolo. Sì, ciao a tutti. Eccolo qui. Buona domenica e buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, mi verrebbe voglia di dire buon caffè, ma magari. Magari. Lo possiamo dire buon caffè casalingo. Esatto. Dunque, io vorrei però ricordare ai nostri amici telespettatori, perché poi è la storia che racconta questo, che Gabriele D'Annunzio, frequentatore del Gran Caffè Gambrinus, scrisse ai tavolini del caffè la poesia A Vucchella. Poi musicata da Tosti, è vera questa notizia? Sì, è una degli aneddoti che puoi raccontare parlando del Gambrinus. È una delle cose più celebri, insomma, D'Annunzio, che è il poeta per eccellenza, ha lasciato un suo segno indelebile nel Gambrinus e della sua eredità e dell'eredità dei napoletani. La storia ci racconta che lui, preso da una sfida con il suo amico Ferdinando Russo, il quale lo tacciava di non essere napoletano, diceva: tu mica puoi scrivere una canzone in napoletano, e tant'è che lui si raccolse la sfida e decise di scrivere questa canzone, che poi inizialmente era una poesia, poi fu musicata da Tosti, e resta il Gambrinus come fonte di ispirazione, come luogo di incontro, sì, e di scambio di tante storie, e questa è una di quelle. Però in effetti Gambrinus, una delle celebri canzoni che è stata scritta, perché diciamo abbiamo quelle di cui abbiamo fonti ufficiali o comunque il passaparola, diciamo c'è anche Voce Notte,
che è la canzone scritta da Enrico Nicolardi, il quale era innamorato di una cantante del San Carlo che si chiamava Anna, e lui, siccome questa signora, questa Anna, era già stata promessa in sposa dai genitori ad una persona che viveva nei quartieri spagnoli, e Enrico Nicolardi, seguendo Anna dopo aver fatto il suo spettacolo a San Carlo, andò sotto la finestra e si, nel momento in cui la signora spense la luce, lui andò al Gambrinus, che allora era già aperto, e di getto scrisse questa canzone. E a me piace pensare anche a questo momento, perché ci sono tanti momenti, soprattutto la sera, che è possibile vivere, sai, la sera che porta consiglio, la sera che porta incontro, la sera che porta la novena, insomma. Cioè, quindi abbiamo tante possibilità di scambio e di incontro che si sviluppano proprio al Gambrinus. Ecco, ma la storia sempre ci racconta che frequentatori ed ospiti del Gran Caffè Gambrinus di Napoli, insomma, sono stati anche Benedetto Croce, Matilde Serao, Edoardo Scarpetta, Totò, Peppino ed Edoardo De Filippo, Ernest Hemingway, Oscar Wilde, Jean-Paul Sartre, l'imperatrice d'Austria Sissi. E poi ricordiamo anche, negli ultimi anni è stato visitato dai presidenti della Repubblica come Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Insomma, è un guarda, passaggio obbligato il Gran Caffè Gambrinus, mi sembra di capire. Delle emozioni, perché poi alla fine su ogni storia si può raccontare un fatto, un ricordo molto piacevole. Io ricordo con piacere, per esempio, Ciampi, che praticamente venne al Gambrinus perché voleva spendere i primi euro proprio al Gambrinus, e fu un fatto molto carino, perché mio zio voleva offrire il caffè, il presidente disse no, io devo pagare. Insomma, fu un momento molto carino della storia di Napoli. Pensa, noi abbiamo ancora gli euro conservati, tutti gli articoli di allora, del Roma, del Mattino, conservati, la rassegna stampa, però l'abbiamo messo in un quadretto perché è un momento storico particolare, piaccia o non piaccia, è la storia che è passata per il Gambrinus. Poi mi hai nominato tante cose, potremmo dire per esempio il Mattino. Da prima non esisteva Google, prima esisteva l'Agorà, esisteva la piazza, esisteva che tu andavi in piazza e andavi a vedere le notizie del momento. Cosa succede? Dovevi andare a Piazza del Plebiscito per sapere cosa succedeva a Napoli, perché tutto, bene o male, passava e passa di qua, per questi sanpietrini, potremmo dire, no? Questi, se potessero parlare questi sanpietrini. per esempio, mi ricordi di Oscar Wilde. Oscar Wilde, ci sono due aneddoti carini. Uno è il fantasma di Oscar Wilde, che si inventarono di sana pianta i camerieri, perché sai che Oscar Wilde, fondamentalmente, a parte che penso che amasse Napoli per la sua bellezza, in realtà lui stava in esilio e chissà cosa stava pensando prendendo un caffè a tavolino, e i camerieri si erano inventati che di sana pianta che stava parlando magari con un fantasma. Sono credenze popolari. Un'altra cosa carina di Oscar Wilde sono gli aforismi, queste storie o questi racconti di vita brevi che ci hanno in qualche modo ci ha tramandato, e comunque ha lasciato anche lui il suo segno. Però noi potremmo, a questo punto me l'hai nominati tutti quanti, cioè veramente potremmo, ma avremo tempo di parlare di loro magari nelle prossime trasmissioni. Bisognerebbe fare una puntata per ognuno, cioè bisognerebbe raccontare ogni storia, perché poi c'è la storia nella storia, e quindi alla fine non è che è un attimo, sono tanti attimi che vivono. Beh, certo. Allora, ma veniamo ai giorni d'oggi. Siamo partiti da lontano per arrivare all'attuale situazione che sta attraversando il nostro paese, ma anche la regione Campania e anche Napoli in modo particolare. Quando avete abbassato, ecco, le serrande, avete chiuso le porte per non alzarle più, ecco, per il momento, ecco, che cosa avete provato in quel momento? Forse c'era una speranza che dopo una settimana queste serrande venivano riaperte, venivano rialzate, le porte riaperte? Guarda, Regno, non ti nascondo che era un poco la mia speranza,
perché alla fine noi siamo una famiglia, perché è un'azienda familiare, abituati a lavorare. Per noi il 25 aprile è il lavoro, per noi il primo maggio è il lavoro, e lo facciamo con dedizione, con passione, con amore, anche perché non è solo lavorare, è appartenere a un pezzo della storia di Napoli. E ti dico, io da quando io, si può dire che sono nato al Gambrinus, quando ho visto il Gambrinus chiuso è stato un inedito anche per me, perché non l'hai mai visto 73, chiuso. Da quando lo abbiamo rilevato, io non ho mai visto il Gambrinus chiuso, se non per brevi periodi, che può essere sanificazioni, che può essere brevi periodi di ferie, ma nulla di più. Nemmeno il terremoto dell'80? Nemmeno il terremoto dell'80, giusto qualche giorno, ma poi subito dopo, passato diciamo il momento critico, si tornò subito al lavoro. Non, certo. Durante il colera, per esempio, io ero ancora piccolo, quello non lo ricordo, il terremoto lo ricordo. Ma forse per vedere un Gambrinus chiuso bisogna andare al periodo della guerra, perché tu sai che nel 38 il Gambrinus fu chiuso dal fascismo, perché ufficialmente le fonti ufficiali dicono che gli schiamazzi notturni disturbavano la moglie del prefetto. In realtà la storia raccontata, quello che ci hanno portato i posteri, dicono che in realtà era perché, essendo un luogo di ritrovo di intellettuali, molto spesso gli intellettuali erano contrari al regime e di conseguenza si decise per la chiusura, e la riapertura ci fu soltanto dopo la guerra. Quindi ci fu soltanto, ovviamente l'attività in quanto tale esisteva ancora, solo che riprese dopo anni di chiusura. Quindi bisogna andare molto lontano per vedere un Gambrinus, e ti dico che mi ha fatto molto male, cioè ti dico che io sono a casa, ovviamente sono tra i miei affetti, ma il mio piacere è riuscire a tornare alla vita di prima, perché era quella, è quella la mia missione, è quello che desidero fare. Benissimo, allora io adesso però devo farti questa domanda, perché io non so se domani il Gambrinus riapre dopo questa ordinanza da parte di De Luca. Magari se riapre, quali saranno le misure di sicurezza per quanto riguarda il distanziamento sociale che attuerete? La prima notizia, riapre il Gambrinus domani? No, credo come notizia ufficiale non riapriamo. Perché noi abbiamo una realtà, il Gambrinus, che ha bisogno comunque di essere organizzata e in un certo modo, e diciamo abbiamo letto il decreto, non ci sono le condizioni per noi, almeno in questo momento, di tornare a svolgere regolarmente la nostra attività. Fortunatamente questo decreto è un segnale positivo, perché permette finalmente a chi ha le condizioni di poterlo fare di tornare a svolgere regolarmente la propria attività, e a regolarmente no, per carità, solo da sport, attenzione, anzi neanche da sport, perché tante volte parlando con dei colleghi si fa un po' di confusione, non si parla di asporto, perché asporto è quando io vengo da te, prendo il dolcino, prendo il caffè e me lo porto a casa, si parla di consegna a domicilio, ecco perché poi è nata la frase. Cioè, si una usa sorta questo di neologismo, trasporto da una delivery, parte all'altra. Cioè, neologismo per l'Italia, per noi, perché certo. A noi è sempre stata la consegna a domicilio, il delivery si dice adesso. Quindi ci saranno dei locali aperti, io ne conosco pochissimi, e ovviamente è bello il segnale, perché ti fa ben sperare, cioè ti rincuora il fatto che magari questa era una misura che doveva essere presa per il 4 maggio, adesso è stata fatta per il 27 aprile. Allora ti senti meglio quando senti notizie del genere, ed è bello, perché vuol dire che si sta lavorando, che si sta facendo tanto. Anzi, fammi fare un saluto a tutto il personale medico, che tanto si sta spendendo. Certo, io salutiamo ho anche noi medici, che li ringrazio sempre con il cuore quando li incrocio, perché siamo vicini, oppure quando li sento telefonicamente, perché veramente stanno facendo un grande grande lavoro. E grazie a tutti, e grazie al presidente De Luca, perché ha fatto questo gesto, questo decreto, che permetterà da domani a chi lo volesse fare di aprire. Il Gambrinus ufficialmente al momento non apre ancora. E questa è una brutta notizia per la città di Napoli, per le tradizioni appunto torneremo, napoletane. Torneremo.
Siamo ormai nella conclusione della nostra intervista, però insomma, la notizia sui dolci io la devo fare perché Gambrinus è conosciuto non solo soltanto per il suo caffè, ma anche per i suoi dolci. A proposito, poi è conosciuto anche per il Guinness dei primati, la pastiera più grande del mondo e il cannolo più grande del mondo, record ancora che non è stato battuto e che detiene il Gambrinus, è un record Noi mondiale. andiamo Allora, orgogliosi del record della pastiera, perché sì. ovviamente la pastiera è il simbolo di Napoli, rappresenta quello che più di tutto nella pasticceria napoletana, perché la pastiera è il dolce più napoletano che ci sia, già nel nome, la pastiera, la pasta da ieri, Sì. è la pasta del giorno prima, e rappresenta le feste pasquali, però negli ultimi 20 anni è diventato un dolce anche della tradizione natalizia, proprio perché la gente la prepara, la gente la chiede e di conseguenza le tradizioni devono essere conservate, però a volte si evolvono. È ovvio che la pasticceria, come anche il caffè, diventerà per noi fonte di ispirazione per la riapertura, perché tu sai che noi abbiamo tante iniziative, per esempio abbiamo fatto il dolce San Gennaro, Sì. proprio perché mancava un dolce per San Gennaro e l'abbiamo dedicato a modo nostro, poi ognuno ha fatto il suo. Abbiamo fatto un dolce dedicato a Pino Daniele, che non è in vendita, ma che prepariamo e offriamo alle persone solo in momenti in cui si ricorda il cantautore napoletano. Abbiamo fatto tante cose e tante ne faremo ancora, proprio perché mi dai spunto per dire che sia con la pasticceria sia con la caffetteria siamo pronti a incuriosire e stuzzicare il pubblico quando praticamente torneremo Sì. nuovamente operativi al 100% e quando finalmente sarà possibile tornare a visitare quello che poi è un angolo della città di Napoli. Certamente. Allora, noi adesso ci salutiamo con una frase. Io so che tu sei molto legato al cantante Ligabue. Ligabue cantava una canzone che dice: "Credo che ci voglia un Dio ed anche un bar." Esatto. Chiudiamo Tu così mi la hai nostra colpito nel intervista. segno, perché questa è la canzone, almeno credo, di Ah, Ligabue. Bellissima, anche il video è sì. molto bello. Parla ovviamente, come a modo suo, del rocker, di una storia d'amore, e ovviamente, inevitabilmente, una storia d'amore si svolge anche al bar. Tanti incontri, Certo. tanti amori nascono e finiscono nei bar. Sì, ci vuole un bar nella vita, per forza. Mi fai passare in questo momento, mentre parlo con te, da Luciano Ligabue a Maurizio De Giovanni, perché Maurizio De Giovanni, che ci onora sempre della sua presenza, dice sempre, l'ho sentito in alcune sue interviste, dice: ognuno di voi, Sì. rivolgendosi agli scrittori, si cerchi il suo Gambrinus, perché il Gambrinus, Ah, che bello. inteso come locale, come luogo di scambio di pensieri, è una fonte di ispirazione che dai Natali poi a un libro, anche alle canzoni, ti dà la possibilità di ispirarti. E quindi, anche perché sai cosa, Ragno? Sì. I locali hanno come una vita propria e hanno un'energia che te la esprimono. E tu quando entri te ne accorgi. Cioè, Esatto. i locali ci parlano, parlano a tutti Certo. quanti, all'avventore, al dipendente, al titolare, a chiunque ha accesso a un locale, è come se avesse una vita propria, ovviamente poi che si esprime tramite il luogo dove si trova, chi lo fa, chi ci lavora. Sembra quasi come se le mura parlassero, come se ti volessero comunicare qualcosa. E quindi, tornando a Ligabue, sì, ci vuole un bar, Infatti. anche se Ligabue, quando parla di bar, magari parla di Lambrusco, parla di altri Sì, tipi di vabbè, insomma. cose. Magari lui non sa bene cosa per noi il caffè, che è un concetto differente rispetto a un Lambrusco, un'altra bevanda, anche perché noi il caffè non lo beviamo, ci Certo. opigliamma, è una cosa diversa. Bene, io ringrazio Massimiliano Rosati che insomma, ha fatto in modo che noi tutti percorressimo 160 anni di storia, ma anche quella attuale, a me non certo bella, quella che sta attraversando Permettimi di anche il lasciare un Gambrinus. messaggio, perché dobbiamo
rimboccarci le maniche. È arrivato il momento di tornare a combattere, nel senso positivo del termine, e noi siamo comunque un grande paese e comunque io parlo anche per i napoletani sono il popolo delle quattro giornate, sono un popolo che hanno sempre affrontato le avversità in modo coraggioso, sempre anche con il pizzico di ironia che non guasta mai, e un in bocca al lupo a tutti, e riusciremo di nuovo, e dobbiamo rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. E in bocca al lupo anche al Gran Caffè Gambrinus, che possa riaprire presto i battenti. Grazie mille. Grazie, ringraziamo quindi Massimiliano Rosati, ripeto, titolare del Gran Caffè Gambrinus, conosciutissimo in tutto il mondo, non solo nella nostra penisola. Bene, gli ultimi minuti di trasmissione con gli ultimi due collegamenti. A proposito, io prima del prossimo collegamento voglio avvertire voi tutti che tra poco celebreremo delle nozze. No, vabbè, lasciamo stare le nozze, ma si tratta di un compleanno, i 18 anni di collaborazione tra Foglie di Lauro e Capo Online, con Luigi Di Lauro che ci sta aspettando dalla sua abitazione, ci collegheremo proprio a conclusione di questa nostra trasmissione. Però adesso attenzione, noi voltiamo pagina, come potete vedere, e andiamo nel mondo che dire, delle maschere, ecco, in modo particolare. Ecco, in questo tempo di emergenza sanitaria, dove ci stiamo abituando a vivere in compagnia della paura, dell'angoscia e dello smarrimento, c'è un personaggio come noi che sta soffrendo, magari si sta ribellando e lotta caparbiamente contro il male. Ebbene, questo personaggio ha più di 500 anni di vita, pensate un po'. È un personaggio un po' pigro, un personaggio un po' ironico, opportunista, sfrontato e chiacchierone, inventato dalla genialità creativa di Silvio Fiorillo. Silvio Fiorillo, attore teatrale, commediografo di Capua, in provincia di Caserta, è lui che ha inventato la maschera di Pulcinella. E vediamo allora come sta vivendo questa emergenza sanitaria Covid-19, questa maschera che noi abbiamo ospite alla nostra trasmissione, non lo vedo ancora, non lo vedo ancora, si sta ancora preparando, quindi dovremo vederlo meglio tra qualche istante. Quindi avete già capito che si tratta di Pulcinella, questa maschera che anche lui come noi sta vivendo questo momento particolarmente drammatico. Allora, in attesa del collegamento che dovrebbe arrivare tra qualche istante, io vi do anche altre notizie che la redazione mi ha portato proprio qui sul tavolo pochi istanti fa. Ecco, questa è una bella notizia. È nato ieri notte al Policlinico Federico II di Napoli il primo bimbo di madre Covid positiva. Il piccolo, 3 kg e 800 grammi, sta bene ed è stato sottoposto a tampone per poter verificare l'eventuale trasmissione del contagio. Ricoverata al Policlinico Federico II di Napoli, la madre non mostra particolari sintomi e le sue condizioni non destano al momento alcune preoccupazioni. E allora, benvenuto a questo bimbo che è nato, ecco, da madre positiva dal Covid-19. Attenzione! È arrivato il momento di collegarci niente po' di meno che con Pulcinella. Vediamo, eccolo. Ecco, non vedo l'audio, non vedo, cioè non sento l'audio, vedo lui ma non sento audio. Aspetta Pulcinella che non sentiamo l'audio, abbiamo qualche difficoltà. Ecco, di collegamento con il passato, come potete vedere, insomma, qualche collegamento con il passato, collegamento con il nostro Pulcinella, avete visto, c'è proprio Pulcinella, la maschera di Pulcinella. Allora, in attesa del collegamento che ripristineremo tra non molto, lo rivedo di nuovo in linea perché dovete pensare che ho qui un monitor, e su questo monitor vedo, ecco, i vari collegamenti che noi stiamo, ecco, per perfezionare. Proviamo a provare se è pronto Pulcinella. No, non lo sentiamo ancora. Io vado avanti con un'altra. Ecco, mi sembra di averlo sentito. C'è qualche problema. Una pulcinellata.
Ah, abbiamo, ecco, scusami, è un collegamento col passato, chiaramente qualche problema ci può essere. A te la linea, Pulcinella. Mi senti? Adesso sì, ti sento benissimo. Ah, io sono Pulcinella, buonasera a tutti quanti. Scetrula e piscitrula, e voi mi domandate pubblico amatissimo, ma questo Pulcinella da dove è sbarcato? Ehi, se va a Napoli, se parziamo che turista, che creatura, a Tarantella, a Tamburella, e all'improvviso, presidente lo consigli, dovete stare a casa, c'è il virus, la pandemia. Mamma mia, mi lascio l'ultimo nella casa mia. Mi sono pigliato le guanti, la mascherina e ci mandano a distanza. Però non mi ha già fermato. Pulcinella vostra, la prima cosa che ha fatto, ha chiamato Arlecchino, che sta succedendo là, che a Bergamo, quanti morti, fulaie, migliaia, e sperando che non da Napoli, le voci sentivano con Arlecchino ogni tanto, e che ci ha fatto qua, ma ci ha creato un medicinale, sì, sono te, o Cambrinus, ma ci ha fatto un caffè, e ha già miscato, poi sono chiuso da un amico mio, ma la tua vino Taurasi, e mi ha fatto un po' di medicinale, ma beveva con lo suo andava, e se era buono, ma se era un leone, ha detto pure ragazzi scienziati, non hanno capito i segreti di Pulcinella. Ah, e chi se è un problema serio, però Pulcinella può far riflettere a tutto quanto, poi c'è la prima cosa, capui? Soprattutto chi li là, ai compagni nostri, a chi li là, gli amici Arlecchino, capito a me? Nanna fa e babà, sì, perché Pulcinella, quando è venuto Pasqua, Arlecchino e i compagni suoi, ci ha buttato la pastiera, babà, ci ha buttato tutte le specialità di Pasqua, perché lui la puritana, si mi ricorda, loro parlano malamente, ma non è pensando, perché noi mo teniamo tutte cose, teniamo un mare che è bello, teniamo tornato tutte cose, mo quando finisce la pandemia, noi spendiamo tutte cose qua, noi ci mettiamo, ci mangiamo la pizza, e ci mettiamo il caffè, la muzza, non ci manca niente, perché qua c'è sta storia, qua c'è il tuo mondo, perciò lasciami parlare che lì, quattro babà, mio caro pubblico, io che sono Pulcinella, io faccio perché è venuta questa pandemia, io faccio perché non ci sta più rispetto, e allora ti ha creato sta cosa, e no, visto che non si capisce nell'ora e l'ora, perché in una casa o figli sembra un po' computer, a mamma là non ci stiamo dialoghi, o maschio le fa femmina, non ci capisce niente più, o figlio le fa padre, mancanza di rispetto, violenta la natura, non ci stava legalità, e poi faccio con mano e poi sempre, e così è successo. E allora, mio caro pubblico, e io che sono il Pulcinella, dice di cosa già dice, perché a me mi piace il cibo buono e un malamento. Se noi non cambiamo mentalità, noi sta pandemia ci trasse per tutta la vita in dall'anima. Perciò, a maestri più buoni, più educati, cerchiamo di capire a che ci serve a ci appiccicare, quando parla malamente, facciamo parlare con le fatte che parlano, lui si ma più bella città del mondo. Perciò, mio caro pubblico, a me, come a gente prima, piace ciò buono e un malamento, senza bucia e né falsità. E ma che se non sta pandemia, vi faccio ritornare alla città più bella del mondo, forza Campania, forza che nessuno si ferma, e chi lo dice, è Pulcinella, e quando in volta poverino a Gigi, e mi porto sempre questa maschera, questo vestito, perché c'è sta Pulcinella, questo nome che si è proprio in un momento, fa felice a me, e fa felice a lui a tutti quanti voi, e che le creature che ascoltano questa voce, che ti lascia sotto a questa maschera nera. Pulcinella, questo nome che mi cagna l'anima e puro cuore. E poi mi prendo per un momento e dico, ma che c'è sta sotto a questa maschera nera? Sotto a questa maschera nera? Signori e signori, Angelo Iannelli. Angelo Iannelli, non sentiamo gli applausi, il nostro pubblico televisivo che ci sta guardando, ma
l'applauso da parte mia. Bravo, bravissimo. Allora, Angelo Iannelli è un artista poliedrico, un grande attore, scrittore, regista, poeta, presentatore, imitatore, direttore artistico ed organizzatore di importanti eventi. Lui è un grande allievo dell'attore Giacomo Rizzo, è definito l'ambasciatore del sorriso e ha fondato e dirige ogni anno il prestigioso premio internazionale Ambasciatore del Sorriso, il Festival del Sorriso e il Party del Sorriso. Ha partecipato a tante trasmissioni di successo. Angelo, mai come in questo periodo, ecco, con la maschera di Pulcinella tu hai avuto modo di creare molte iniziative benefiche, come per esempio il caffè di Pulcinella, come cura, no, contro il coronavirus, sì, giusto, con la rinascita della Tazzulella. La Tazzulella. Allora, io parto dal presupposto, in primis, che portare la maschera di Pulcinella è una responsabilità. Io la porto con passione e con amore, la stessa passione, lo stesso amore che ogni persona deve impiegare nella vita, perché deve ritenersi una persona fortunata. Partiamo da questo punto di vista. Poi avevo subito pensato a come interagire con le persone da casa. Ho detto, tanti di loro saranno depressi, saranno in ansia e io devo cercare di creare qualcosa che gli porta appunto un sorriso, un buon umore. Che cosa? Subito avevo pensato alla pizza fatta in casa, preparata proprio da famiglia intera. Era un sabato e così nacque il primo contest ai tempi della pandemia, nato a Napoli, sì, dal titolo Io resto a casa e cucino specialità. E sulla mia pagina Facebook arrivavano pizze di ogni genere, attori, musicisti, cantanti, casalinghe, e poi man mano questo contest è andato sempre avanti. Addirittura ho fatto il contest appunto, certo, per il caffè, per i primi piatti, tutte quelle sono le specialità di Napoli, per far sì, ecco, addirittura la scena più bella, quando anche i ragazzi meno fortunati, i ragazzi diversamente abili, hanno fatto dei dolci. Anche oggi, mentre sono in diretta, il contest dedicato sta andando avanti alla tavola, e va avanti. Poi non, sì, mi sono fermato. Oltre a questo contest ho pensato ai bambini con le avventure, ecco, di Pulcinella, raccontate ai bambini le favolette. Mi sono inventato un lanciafiamme che chi non stava a casa Pulcinella, ecco, andava lì, insomma si sono divertiti. Addirittura ancora un altro gioco, il gioco del sorriso, ecco, parlando di sorriso sono tante iniziative, tantissime. E poi un libro, un cortometraggio. Allora, noi dobbiamo pensare alle persone che stanno vivendo un brutto momento anche da casa. Ci sono ragazzi che sono da 40 giorni chiusi in casa, ci sono intere famiglie che hanno bisogno di animatori sociali, perché io ho sempre detto che non mi definisco un artista, ma un comunicatore di emozioni. Certo. Allora, un'ultima domanda prima di lasciarci. Prima di tutto complimenti, perché sei veramente straordinario, un artista poliedrico, sempre con il sorriso stampato sul volto. Io da quando lo conosco sempre col sorriso, incredibile davvero. Allora, un'ultima cosa, noi stiamo parlando di coronavirus chiaramente, e tu hai fatto e stai facendo molto anche per alcune zone rosse, come la città di Ariano Irpino, città della provincia di Avellino, abbiamo detto zona rossa, Casola. A proposito, scusa, voglio solo dire ai nostri amici telespettatori, ci siamo occupati di Paolisi, ricorderete qualche puntata fa, zona rossa, ci siamo collegati col sindaco di Paolisi. Ebbene, la notizia è una bella notizia, Paolisi non è più zona rossa. Oh, che meno male. Allora, che cosa hai fatto tu per Ariano Irpino, per Casola? Allora, in primis sono amico, ecco, degli abitanti di Ariano Irpino. Ricordo un premio importante proprio per quanto riguarda la legalità, il premio Sublime Tas, dove mi hanno dato questo riconoscimento, e ho conosciuto tante persone che si sono affezionate. Nel momento in cui ho saputo che era zona rossa, ho detto io devo fare qualcosa, ho lanciato un messaggio forte di speranza a tutta la popolazione. Lo stesso poi ha fatto il sindaco di Casola di Napoli, dove avevo
il tour della legalità con Pulcinella, sono stato lì e un bambino aveva chiesto al sindaco: vogliamo un messaggio da Pulcinella, e io non ho esitato, subito ho lanciato questo messaggio per caso alla di Napoli, sì, che saluto con affetto come pure il popolo di Ariano Irpino, ed è stato anche perché Pulcinella porta fortuna e dona speranza. Poi ancora un altro messaggio importante l'ho dato ai bambini malati di fibrosa cistica, sono ecco dei soggetti particolari che hanno bisogno di mascherine FF3, e allora Pulcinella anche lì è sceso in campo per dire: facciamo solidarietà, siamo che un bello popolo dal cuore grande. Bravo. E Pulcinella ha detto a tutti: per piacere, ci sono tanti bambini, ma questi qua, bravo, hanno bisogno di più del nostro affetto, del nostro amore, perché noi siamo delle persone dal cuore grande. Bene, grazie di cuore, grazie per tutto quello che stai facendo, non solo per i bambini ma per tante persone. Grazie, continua a sorridere, grazie per averci portato Pulcinella alla nostra trasmissione. Ognuno di noi ha un dono, il sorriso, ma soprattutto il dono della vita. Trasmettiamo la positività, certo, l'allegria e l'amore ad ogni persona che incontriamo, ogni giorno. Bene, grazie Angelo Iannelli, salutaci Pulcinella, ciao. Bene, grazie, era Angelo Iannelli. Che belle queste immagini, che bei momenti che stiamo vivendo insieme anche attraverso, ecco, queste maschere. Un briciolo di sorriso ci vuole, non c'è dubbio. E ringrazio ancora una volta tutta la redazione di Capo Online. A proposito, poi a fine trasmissione vedete scorrere proprio i nomi con i titoli di coda, i nomi di tutti coloro che fanno parte della redazione, pilotata, devo dire, con grande entusiasmo, severo impegno, spirito di sacrificio, da Mario Nardiello, Nazzaro Buonocore, qui con me che mi fanno compagnia dall'altra parte del nostro studio c'è Gino Cocciardo, un grande professionista del settore della televisione, ha lavorato con Sky, con la Rai, con Mediaset, e poi Gino Cocciardo. Non solo c'è Gino Cocciardo, vedo in linea anche Luigi Di Laura, e poi c'è Salvatore Carbone, e lo ringraziamo di vero cuore, il nostro direttore. Benissimo, allora vedo in linea Luigi, a te la conclusione tra qualche istante. Luigi, io penso che tu tra poco ci parlerai, ecco, di questo compleanno, no? Sì. Insomma, il prossimo 14 giugno Foglie di Lauro e Capo Online festeggiano 18 anni di collaborazione. Era infatti il 14 giugno del 2002 quando Foglie di Lauro ha iniziato le sue pubblicazioni sul portale di capoonline.com, e per festeggiare questo straordinario compleanno di collaborazione le due testate hanno deciso di farlo diventare anche un bel progetto televisivo in seno alla nostra trasmissione. Quindi auguri a tutta la redazione di Capo Online, allo stesso Luigi Di Lauro che da 18 anni cura la pagina Foglie di Lauro. Luigi Di Lauro, eccolo inquadrato, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e anche di eventi, è collegato con noi dalla sua abitazione. Auguri Luigi, la tua creatura sta per diventare maggiorenne. Grazie Regno, eravamo partiti quasi per gioco dando una informazione settimanale attraverso Capo Online, ed erano, diciamo, dei sunti di avvenimenti che si svolgevano nell'ambito della provincia di Caserta, delle foglie. Allora nacque questa assioma: mettere insieme le foglie, le notizie con il mio cognome ed è Foglie di Lauro. Poi con la mia pagina su Facebook, Foglie di Lauro, rappresento dei fatti e degli avvenimenti quasi quotidiani. Io a conclusione di questa trasmissione, sì, se mi permetti Erennio, volevo, diciamo che il mio intervento sostanzialmente si baserà su un editoriale formulato dalla redazione, certo, che settimanalmente porterò avanti nell'ambito della tua trasmissione. Ti ringrazio per l'ospitalità. Però vorrei andare un attimo al di fuori di quelli che sono i canoni che mi sono stati imposti dal direttore responsabile Salvatore Carbone, che ringrazio, da Mario Nardiello, l'editore. Lui impone dei canoni. Stiamo scherzando, chiaramente. Volevo in un certo qual modo, in premessa, parlare anche di te, perché tu con il tuo brio, con la tua caratteristica, con la tua vivacità, stai portando il sorriso nelle case degli italiani e del mondo, affrontando questo momento delicato che vive l'Italia ed il mondo intero,
con una vivacità unica, quindi diventa anche piacevole interagire con te. E credo che mai come in questo momento sia stato opportuno il fatto che ti sia stato attribuito il premio Ambasciatore del Sorriso in quella bellissima serata che si celebrò all'interno del Maschio Angioino di Napoli. E quindi io credo che non solo meriti a pieno titolo questo riconoscimento di Ambasciatore del Sorriso, ma anche quello di Ambasciatore della Fede nel mondo dello spettacolo, perché certo, posso dirlo io e certificarlo, perché mi vanto di una amicizia quarantennale, sono 40 anni che ci frequentiamo. E qui si scoprono gli altarini della nostra età, vabbè, insomma, eravamo piccini. E questa amicizia si è trasformata poi nel corso del tempo in qualcosa in più, una fratellanza. Non si è fratelli soltanto certo, perché figlio degli stessi genitori, ma si diventa fratelli anche per aver condiviso esperienze piacevoli, ma anche esperienze meno piacevoli. Ne abbiamo superate tante insieme e mi auguro che il buon Dio ci possa dare la possibilità di andare sempre avanti ed avere la forza, così come in questo momento, di superare tutto ciò che si può contrapporre ad una serenità che ci cerchiamo ormai da tempo. Certo. E lo dico soltanto per inciso, lo dico per far scoprire ai telespettatori anche il personaggio Erenio De Vita. No, ma Erenio De Vita è molto impegnato nella fede, anche perché è ministro dell'ordine secolare francescano, questo lo devo dire. Chiusa questa parentesi, va bene, ti ringrazio. Domani si parte. Mi hai fatto diventare rosso. Domani si parte con il delivery. Certo. Il delivery è importante. Da domani mattina, delivery per quanto riguarda il servizio bar, nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio fino alle 23, delivery per quanto riguarda il takeaway e le pizze. La volta scorsa avete ospitato Franco Pepe, che è un vero ambasciatore della pizza nel mondo. Io nei giorni scorsi ho parlato in un articolo di un altro ambasciatore nel mondo della nostra pizza, patrimonio mondiale, grazie all'UNESCO, al riconoscimento dell'UNESCO. Parlo del grande Don Antonio Starita, con la sua pizzeria di Mater Dei, dove pizzeria di Mater Dei famosa tra l'altro perché rappresenta quel simbolo del film L'oro di Napoli, per la regia di Vittorio De Sica con la splendida Sofia Loren. E quindi l'augurio di questo primo step di ripresa da parte delle pizzerie, di coloro che effettuano, diciamo, produzione di alimenti, e che possa darci la possibilità di ritornare alla nostra normalità. Ovviamente c'è bisogno di tanta cautela da parte degli operatori, ma altrettanta cautela anche da parte nostra, consumatori. Nel momento in cui arriverà il fattorino a casa, bisognerà scendere con mascherina, con guanti, e quindi diciamo che con molta cautela dobbiamo riprendere quotidianamente, diciamo, la nostra vita di tutti i giorni. Questa è la prima parte. La seconda parte invece vorrei dare voce ad una categoria che ha necessariamente bisogno di aiuto. Io sono stato contattato dagli operatori degli spettacoli viaggianti. Non sono potuto andare in sede, ovviamente, per motivazioni e problematiche legate alla limitazione nei movimenti, ma mi sono sentito con molti gestori delle attrazioni viaggianti. Mi riferisco ai giostrai. Sono in una condizione veramente disperata, chiedono ascolto da parte delle istituzioni, e io attraverso i teleschermi di TLC, attraverso il web capo online, rivolgo un appello al presidente De Luca affinché possa effettivamente interessarsi anche di questa categoria. Tanto per portare un esempio, al Viale Carlo III di Caserta è ferma la struttura della Cantellini Group, una delle famiglie più antiche dei giostrai del sud Italia. Ci sono 30 attrazioni ferme, ci sono veramente situazioni di grande preoccupazione per il futuro. È chiaro che loro saranno gli ultimi probabilmente a poter riaprire, a poter riprendere la loro attività, ma è necessario dare un sostegno. Per quanto riguarda le attività circensi, sappiamo benissimo che c'è stato un grande movimento intorno al circo, al mondo del circo. In particolare la Coldiretti
proprio la settimana scorsa ha rifornito un circo che era fermo in provincia di Caserta con balle di fieno per dar da mangiare agli animali. C'è la Caritas che si è interessata per far fronte all'emergenza delle famiglie dei circensi. Cerchiamo anche di dare una mano ai gestori delle attività viaggianti, delle giostre. Anche loro hanno bisogno del nostro contributo, della nostra attività. Quindi mi auguro che la prossima settimana possa arrivare qualche messaggio positivo. So che a livello governativo il ministro Franceschini ha stabilito un ristoro per gli spettacoli viaggianti, si possa concretizzare nel più breve tempo possibile, perché veramente la situazione sta diventando difficile. Ho esaurito il tempo a mia disposizione. Sì, per questo qualche minuto non fa nulla, ma è gradevole sentire Luigi Di Lauro. Ci vedremo alla prossima settimana. Il tuo editoriale è sempre bello ascoltarlo. Grazie per le belle parole che hai speso anche nei miei confronti. Alla prossima, allora. Grazie Luigi. Buona serata a tutti, buon prosieguo. Allora, siamo veramente alla conclusione della nostra trasmissione. 5 minuti, abbiamo sforato di 5 minuti più o meno. Un'ultima cosa, domani, come ha detto Luigi Di Lauro, entra in vigore questa nuova ordinanza, ma dopo quello che ha raccontato Luigi c'è un'altra cosa da dire. Domani, 27 aprile, fino al 3 maggio, è consentito svolgere individualmente attività motorie all'aperto con l'uso obbligatorio della mascherina in prossimità della propria abitazione, con l'obbligo di distanziamento di almeno 2 metri. Da una persona all'altra nelle seguenti fasce orarie. Ascoltate bene, 6:30 fino alle 8:30 del mattino, di sera dalle 19 alle ore 22. Perché ho detto fate attenzione? Perché la Regione Campania, l'unità di crisi della Regione Campania, dice un'altra cosa importante che dobbiamo fissare bene nella nostra mente. Dice: l'ordinanza contiene appunto questa serie di disposizioni a ritenersi sperimentale e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Attenzione, se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata. Quindi fate bene attenzione. Voglio chiudere con un cartello, o meglio due cartelli che ci vengono messi in mostra proprio in questo istante dal nostro Salvatore Carbone, da Gino Cocciardo. Vedete la situazione del coronavirus, però questo sono dati che riguardano la giornata di ieri. Vedete i test di oggi, sono 2697, positivi 32. Per un totale di 4.331, questo è il totale chiaramente, negativi 2.665, sul test di 67.218. Veniamo alle province, vedete, al primo posto sempre la provincia di Napoli con 2.353 contagi, e poi abbiamo la provincia di Salerno con 645, Avellino con 436, Benevento con 177. Bene, siamo veramente alla conclusione. Qualche saluto, un altro attore che ci segue sempre con grande simpatia e grande affetto, Andrea Caterino, che ci segue dall'Agro Aversano, lui che ha interpretato un ruolo importante nella Metamorfosi della Camorra. Salutiamo anche gli amici che ci hanno seguiti da Bergamo, pensate, da Grosseto, insomma un po' dappertutto. Grazie Nazzaro Buonocore, grazie Mario Nardiello, grazie ai miei inconfondibili amici che mi tengono compagnia, e sono ovviamente Gino Cocciardo e Salvatore Carbone. È veramente tutto, ma il più grande, grande ringraziamento va all'editore di TLC. Grazie di cuore, grazie anche per i minuti che ci concede in più ogni settimana, Gennaro Silvestri. Grazie per la fattiva collaborazione, per la nostra trasmissione e per l'ospitalità. È tutto da parte di Erennio De Vita, vi ringrazio per la cortese attenzione, noi ci vediamo domenica, al solito orario, alle ore 16:30, sempre su TLC Campania, canale 174, e naturalmente su capuaonline.com. Ciao, ci vediamo la prossima settimana. Vi è un'ordinanza che prevede che prima il nord Italia, poi piano piano tutta la penisola, il coronavirus...